Ciao care, bentornate sul mio canale e benvenute in un nuovo video. Oggi, come avete visto già dal titolo, faremo uno svuota alla spesa. In realtà è un po' che non lo faccio, quindi non vedo l'ora di farvi vedere tutta la mia spesa sana per la mia alimentazione. Se è il mio primo svuota alla spesa che vedi, devi sapere che io ogni volta, come saprà chi mi segue già da un po', mi dimentico sempre di far vedere i congelati. Allora, questa volta ho deciso, ho pensato, ok, i congelati li faccio vedere immediatamente, almeno ci leviamo subito il problema e poi passiamo all'intera spesa. Ho fatto la spesa al Pewex, mentre per quanto riguarda i surgelati sono andata da Eurosurgelati a prendere il pesce. Per prima cosa, al reparto surgelati, ho preso il basilico tritato. Di solito in primavera e estate compro sempre la piantina, però in inverno-autunno, diciamo, mi adeguo con questo congelato che poi è super comodo perché essendo già tritato è facile da mettere all'interno della padella o comunque sopra gli alimenti che sto per cucinare, che sia anche nel forno. Poi ho preso questo mega pacco formato famiglia, che penso mi durerà per un bel po', con all'interno dei filetti di passera, che è un pesce che ho assaggiato un po' di tempo fa e ho voluto riprenderlo. Non lo trovavo mai al supermercato e quindi sono andata a prenderlo da Eurosurgelati. E quest'altra bustina le ho prese da Eurosurgelati, mentre il basilico e tutto il restante della spesa, quasi, insomma, l'ho presa al Pewex, ma poi mano a mano vi dico dove ho preso le cose. Comunque, questo è un misto di zucchine e gamberetti, un preparato che penso che utilizzerò per la pasta. Magari per un giorno in cui non mi va di cucinare o fare chissà che, tiro fuori questo qua che è già pronto ed è super comodo. Un'altra cosa che ho preso, ma che però ho subito aperto, lo so che è strano per uno svuota la spesa, però praticamente c'era il sacchettino che si era riempito di terra sotto e per non rischiare di sporcare il piano della cucina, ho voluto subito tirarli, insomma, fuori e sistemarli in un piattino. Ho preso una confezione, infatti sono tanti perché ancora ne devo mangiare. Considerate che sono andata a fare la spesa questa mattina e sto registrando adesso che sono circa le 3:30. Comunque, ho preso un pacchetto di kiwi. E tra l'altro, i kiwi ve li straconsiglio se avete un po' di difficoltà ad essere regolari con il transito intestinale. So che magari non è un bel argomento da tirare fuori in un canale YouTube, in un video YouTube, però comunque ci sta e quindi ve lo volevo dire questa cosa. Insomma, per chi non lo sapesse, i kiwi aiutano tantissimo ad essere regolari. Per quanto riguarda la regolarità, vi straconsiglio anche questa tisana della Sogni d'Oro. Questa è buonissima, oltre che aiuta molto sempre ad essere regolari, perché mi rendo conto che molto spesso quando una persona è a dieta, soprattutto all'inizio, mi sento molto spesso dire questa cosa, appunto, che si ha difficoltà ad essere regolari. Quindi i miei consigli sono di mangiare, almeno è una cosa che mi aiuta molto, bere molta acqua, bere queste tisane la sera prima di andare a dormire e mangiare yogurt. Ecco, diciamo, questa è la mia lista di alimenti, in quale modo, insomma, mi aiuto per essere più regolare. Per quanto riguarda la frutta, non ho preso altro perché avevo ancora della scorsa settimana che sono stata alla Coop a fare spesa. Mi sono rimaste 3 mele e 3 pere, neanche a farla apposta, quindi diciamo mele, pere, banane e anche kiwi. Quindi per la settimana prossima direi che sono super a posto. Dovete sapere che per me non è nuovo, tra virgolette, questo video, perché è la seconda volta che lo registro e anche per questo motivo che trovate i kiwi già aperti, perché io avevo già iniziato a registrare, però siccome è la prima volta che provo la mia nuova videocamera che ho acquistato da circa 2-3 giorni, non avevo messo le impostazioni giuste e quindi il video in cui io avevo registrato con le uova confezionate e i kiwi confezionati, poi tutto il resto è ancora tutto chiuso, il video era quello di prima, mentre adesso uova e kiwi li ho già aperti per levare le scatole e organizzarli. Quindi ecco, vi volevo solo dire questa cosa, che siccome è una cosa che non faccio mai nemmeno svuota la spesa, ovvero faccio sempre vedere le cose nelle confezioni appena comprate, non è che non le ho appena comprate, però è la seconda volta che registro questo svuota la spesa, infatti speriamo bene che vada tutto bene. E quindi i kiwi che avete già visto e le uova che vi farò vedere dopo sono già aperte, però sono 6 uova perché appunto la confezione l'ho aperta neanche 10 minuti fa. Ma per fortuna le altre cose ancora non le avevo né cucinate e né aperte, quindi nel momento in cui mi sono resa conto che dovevo riregistrare il video da capo, non c'era problema perché appunto avevo aperto soltanto queste 2 confezioni. Comunque, passiamo al reparto verdure. Allora, io mi trovo benissimo nel reparto fresco, dove troviamo le verdure sfuse. Di solito ci sono, di solito c'è una sezione sopra con le verdure invece confezionate fresche ma già tagliate. Ho preso una confezione di mix di verdure. Questo mi piace un sacco perché quando non so quale verdura mangiare
in particolare vado di mix di verdure. All'interno c'è cavolo, verza, bieta, foglie, spinaci e invidia, scarola, e è buonissimo, mi piace da impazzire come contorno, anche se devo ammettere che le cime di rapa sono proprio la mia verdura, il mio contorno preferito. Comunque queste sono verdure comodissime da congelare, infatti io domani, non so se entro oggi pomeriggio, massimo domani mattina, sennò rischio che poi si iniziano un pochino a bagnare, a rovinare. Qui infatti ho anche un pacco di spinaci, io le vado a appunto a lessare tutte quante all'interno, non insieme ovviamente, separate, all'interno di tre pentolini, 10 minuti, poi le vado a scolare e le vado a dividere in o dei contenitori oppure dei sacchetti e li metto al congelatore. In questo modo ho le verdure già lessate, pronte soltanto da scongelare per la settimana. Poi vabbè, le posso ripassare in padella, le posso utilizzare, non so, da mettere all'interno di una frittata o delle polpette, insomma, però io so che ho delle verdure già lessate, già pronte da cucinare. Per quanto riguarda sempre le verdure, ho preso questo bel cavolfiore bianco, aspettate che apro la bustina, questo l'ho proprio puntato perché appena l'ho visto ho pensato: ah, voglio fare delle polpette di cavolfiore, non lo so, mi è venuta così l'ispirazione e quindi l'ho preso subito. Un'altra verdura che ho preso, che in realtà non è nella mia top 3, diciamo, top 10, ok, però insomma, non è proprio la mia verdura preferita, però cerco sempre di cucinarla in tanti modi diversi per avere insomma la curiosità di poi mangiarla, accostarla magari ad alimenti che mi piacciono particolarmente. Ad esempio faccio spesso le melanzane grigliate al forno, ovvero le faccio a tocchetti con zucchine e patate, perché le zucchine e le patate mi piacciono tantissimo. Metto olio, sale, pan grattato e metto al forno, e in questo modo diciamo riesco a mangiare le melanzane. Però volevo cucinarle in maniera ancora diversa, ovvero in padella con ad esempio il pomodoro, o magari ripiene con del macinato. Quindi ecco, se avete qualche ricettina che fate sempre con le melanzane, consigliatemela qua nei commenti, perché stavolta sono io che chiedo un consiglio a voi. Se invece è la prima volta che guardi un mio video, ti consiglio di andare a sbirciare sul canale, perché ci sono un sacco di idee per ricettine, per un'alimentazione sana, verdure, carne, proteine, insomma vai a sbirciare. Queste sono le famose uova che vi dicevo prima, che ho già sistemato all'interno dell'apposito contenitore per il frigorifero. Ho preso un pacchetto da 6 e alla Coop avevo preso anche, adesso vi faccio vedere, una confezione di albume d'uovo che utilizzerò per fare i miei pancakes per la mattina, o magari anche per altre ricettine, anche per fare le polpette posso tranquillamente usare l'albume. Una cosa che compro sempre e che vi riconsiglierò di nuovo all'interno di questo video è questa farina per preparare dolci pancake. È una farina che praticamente aiuta a far venire l'impasto durante la cottura più soffice, infatti si chiama proprio dolci soffici, e sono dall'immagine un sacco invitante. Questo lo trovate se andate al Pewex, se andate anche al Conad mi sembra, nel reparto farine, provatelo perché veramente noterete la differenza secondo me quando preparate pancakes, ciambellone o qualsiasi altro dolce. E poi ho preso anche un pacco di farina classico. Gli ingredienti che vi sto per far vedere mi serviranno tutti quanti per una ricetta, visto che domenica sera devo andare, domenica pomeriggio anzi sera, devo andare verso il centro di Roma, insomma devo fare una cosa in particolare, quindi sarà una domenica insomma abbastanza movimentata dal pomeriggio in poi, ho deciso di pranzare a casa e di preparare una bella lasagna. Di solito per me il weekend è sempre pranzo con la famiglia, in questo caso in particolare andrò penso domani sera, che è sabato, a casa dei miei genitori, e per domenica a pranzo ho preso tutto il necessario per preparare una lasagna. Infatti ho preso le sfoglie grezza di Giovanni Rana, io prendo sempre, cioè in realtà la lasagna non la faccio quasi mai perché la vado a mangiare da mia mamma, però in questo caso, visto che dovevo prepararla io, e quando è capitato di doverla preparare tipo a Capodanno, all'ultimo Capodanno ho preparato la lasagna per tutti con i miei amici, perché ognuno faceva una portata diversa, io mi sono proposta di fare il primo e ho deciso di fare una lasagna a ragù per tutti, a parte per una mia amica che non può mangiare il sugo e quindi gliel'ho lasciata in bianco, un ragù in bianco. E come potevo non prendere il macinato apposta per il ragù, spero che la macchinetta stia mettendo a fuoco questa volta, perché cioè adesso ho impostato, ho messo tutto quanto bene, quindi speriamo bene, però me ne accorgerò soltanto una volta che mi metto al PC e vedrò insomma com'è venuto il video. Poi ho preso due confezioni, aspettate, non ho tirato fuori, vabbè, dalla busta la seconda confezione. Perché ne ho prese due? Perché c'era il formato grande che mi sembrava troppo, ma una mi sembrava poco, quindi ho detto: senti, siccome non sono una super esperta di lasagne, soprattutto perché non sono proprio abituata a farle in realtà in piccole porzioni, perché quando mi è capitato di preparare la lasagna è sempre perché eravamo dalle 6 persone in su, quindi ho detto: nel dubbio io ne prendo due, poi se basta una bene, se no vado ad aprire l'altra, però almeno non ci sarà spreco se prendo quella grande, e poi insomma mi sembra che
mamma sia un po' troppa. Infine ho preso una mozzarella della Vallelata, sempre per, che mi servirà sempre per la lasagna. Poi ho preso due ricottine light che posso mettere, mi è venuta un'idea così, ditemi poi che cosa ne pensate sotto i commenti, che posso mettere nelle polpette di cavolfiore, quindi farle ricotta e cavolfiore, non lo so, mi è venuta l'idea così e quindi ve la volevo dire. Poi ho preso queste qua in particolare perché c'è scritto che hanno almeno 50% di grassi, poi tocca vedere queste cose perché magari le mettono un po' anche per attirare. Però una cosa che ho fatto, sarò onesta, è andare a leggere dietro tutti i valori nutrizionali ed effettivamente avevano molti meno grassi rispetto ad altre ricottine che c'erano lì esposte, quindi ho optato per queste. Lo ammetto, molto spesso sono vittima del marketing, nel senso che magari leggo dietetico, proteico e vado e compro, però adesso sto iniziando a ragionare un po' di più e a leggere anche i valori nutrizionali. A proposito di vittima del marketing, ho preso il formaggio spalmabile della Milk Pro, dai valori mi sembrava comunque molto buono e poi questa è una cosa proprio che io adoro e molte volte quando non ho proprio tempo o comunque ho proprio i minuti contati per farmi un pranzo, quindi non ho neanche 10 minuti del riso, ad esempio della cottura del riso basmati, perché io mangio sempre riso basmati, prendo due fette di pane, magari ci spargo un po' di formaggio spalmabile, due fette di arrosto di tacchino o prosciutto cotto e porto quello per pranzo. È raro, sono onesta, è raro, però insomma è capitato ogni tanto per andare al lavoro. Un'altra cosa che ho preso, che in realtà non prendo sempre, è la feta. Questa mi ha incuriosito molto perché non l'avevo mai assaggiata, questa marca in particolare, l'ho sempre comprata a Lidl la feta, ma questa volta l'ho presa qua, è un formaggio più solido, perfetto per condire ad esempio il couscous o del riso freddo, anche se opto di più per i piatti caldi ancora in questo periodo, però ogni tanto magari mi va qualcosa di più fresco, non lo so, quindi ho deciso di prendere la feta. E infine, per quanto riguarda i latticini, ho preso due vasetti di yogurt greco della Faye, perché ho scoperto che si legge Faye, no Fage. Io li ho sempre chiamati i Fage Total, invece Faye a quanto pare si dice. Prendo il 2% perché non ce la faccio a mangiare lo zero, veramente è troppo acido e quindi sì, va bene mangiare comunque sano e tutto, però bisogna anche godersi quello che si sta mangiando e quindi ho optato per il 2%. Credevo ci fosse un limite ai latticini, invece mi sono sbagliata perché un limite non c'è. Ho preso anche questi mini snack di parmigiano monoporzione, a parte erano troppo carini, volevo prenderli anche solo per quello. A proposito sempre dell'argomento vittima del marketing, erano troppo carini ragazze, quindi ho deciso di prenderli. Sono delle monoporzioni che penso utilizzerò magari da portare al lavoro, da mettere in borsa come snack spezza fame, ad esempio a metà mattinata, visto che io faccio una bella colazione, di solito a metà mattinata non è che faccio proprio una vera e propria merenda completa, però secondo me come spezza fame questo non è niente male, anche perché mangio sempre le cose dolci a merenda, ogni tanto per cambiare un po' ci sta. Come latte prendo sempre questo della Consiglia, vediamo se mette a fuoco, ok, questo è latte d'avena senza zuccheri aggiunti, mi piace tantissimo, infatti quando vado ne prendo sempre almeno due scatole, però ci tenevo a condividere con voi la mia ultima scoperta, ovvero il latte d'avena della Coop versione barista. Ragazzi, è buonissimo, mi è piaciuto un sacco, peccato che alla Coop non mi trovo bene per tutto il resto, ormai sono abituata ad andare al Pewex, al Lidl, anche all'Eurospin, però comunque volevo farvelo vedere perché magari se voi vi trovate bene, andate sempre alla Coop, vi consiglio di assaggiare per la mattina questo latte d'avena barista perché viene veramente come un cappuccino. Come ogni domenica che si rispetti, oltre alla lasagna non può mancare un bel dolce fatto in casa. E quindi, come faccio la lasagna, farò anche una bella crostata. E visto che avevo la marmellata, ma erano due barattoli aperti, una all'albicocca e una ai frutti di bosco, una crostata che non avevo mai fatto era proprio quella alle fragole, quindi l'ho presa di proposito proprio per provare un gusto nuovo nella mia crostata fatta in casa. Per quanto riguarda sempre la sezione dolci, ho preso due pacchi di fette biscottate, però li ho presi diversi. Uno al malto d'orzo, questo qua veramente se non l'avete mai provato, provatelo perché sono speciali. E poi quelle classiche, perché ogni tanto voglio anche di fette biscottate classiche da accompagnare magari al tè o la mattina con della marmellata e burro di arachidi. Per quanto riguarda il pane, io ho sempre mia mamma che me lo fa fatto in casa. Quando non riusciamo a incrociarci per via dei vari impegni orari, cerco di comprare un pane che mi piace molto di più rispetto a quello casareccio da forno, che lo so che è un po' strano, però a me piacciono di più queste tipologie di pane. E quindi ho preso questo ai 4 cereali, che tra l'altro sono comodissime perché sono già tagliate a fette e sono strabuone sia da mangiare con prosciutto, fese di tacchino, uova, avocado, insomma con quello che vi piace di più, ma anche con la marmellata, quindi diciamo una versione anche più dolce. A me questi qua piacciono un sacco e a volte come spezza fame, come merenda, mi piace prendere una fetta, dividerla a metà, mettere un po' di marmellata, qualche scaglia di mandorla ad esempio, richiuderla
e portarla magari come spezzafame durante la mattinata. Non poteva mancare la cioccolata da mettere sopra il porridge o anche da mangiare così a pezzettini. Quando magari la sera mi prende voglia di dolce, mi faccio una bella tisana e mangio un quadratino di cioccolata fondente, rigorosamente fondente, perché a me quella al latte proprio non piace. Ne ho prese due varianti, questa è semplicissima, fondente 78%, mentre questa è sempre cioccolato fondente di base, però è al limone e zenzero, che è buonissima. Mi piace tantissimo anche da far sciogliere sopra all'avena, sopra il porridge, cioè non vi dico che cos'è, mi fa impazzire, ma anche da mangiare così, che quando la assapori, no, alla sera ad esempio ne prendo un pezzettino, mi rimane questo sapore buonissimo di limone e zenzero. Poi io non vado matta per lo zenzero, però devo dire che lo zenzero si sente molto poco, quindi alla fine si sente molto di più il limone. Un pacchettino di salmone norvegese affumicato. E poi ho preso un pacchettino di arrosto di tacchino. Un'altra cosa che non manca mai nella mia spesa è un sacchetto di patate. Anche se ce l'ho, continuo a ricomprarle, perché tanto non mi si rovinano mai, perché le faccio spesso, mi piacciono un sacco e quindi non mancano proprio mai. Questo diciamo che non fa parte della spesa sana, però sono delle popcorn istantanee, ovvero da mettere al microonde, spronte in circa 2-3 minuti, che prendo sempre perché poi durante il weekend magari mi vengono a trovare gli amici e ho piacere insomma di offrire una cosa che so che a loro piace tanto, ovvero le popcorn. Cosa che, sono onesta, a me non piace, infatti opto sempre per altre cose come ad esempio la cioccolata o magari le fette biscottate con la marmellata, mentre a loro preparo le popcorn perché so che gli piacciono molto. Infine, come ultimo acquisto, vi faccio vedere la pasta della Rummo. Vi ho preso gli spaghetti e due pacchi di mezze maniche, che è la mia pasta proprio, cioè il mio formato di pasta preferito, a prescindere poi dalla marca, dal brand e tutto quanto, però cioè le mezze maniche per me sono proprio speciali, stanno sempre bene con tutto, con qualsiasi condimento. Ok, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere poi se c'è qualcosa che anche voi comprate spesso, magari che avete visto all'interno di questa spesa, o che magari, non lo so, qua sta cascando tutto, o che magari vi ha incuriosito e proverete nella vostra prossima spesa. Io spero di esservi stata di ispirazione, di avervi fatto compagnia. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale e lascia un like a questo video. Vi aspetto anche su Instagram, io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.